Sicurezza sul lavoro, per fermare la strage continua delle morti sul lavoro, la strategia del governo è chiara, dapprima con una stretta sulle irregolarità nei luoghi di lavoro, per proseguire poi con la definizione di un piano strutturale per affrontare le criticità evidenti. Solo nel 2020, anno di scoppio della pandemia, rileva l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sebbene le attività economiche abbiano subito un rallentamento con una decrescita delle ore lavorate, si sono registrati quasi 1.500 morti sui luoghi di lavoro, circa il 30% in più rispetto al 2019, anno senza lockdown e chiusure. L'Ispettorato Nazionale fa sapere che su 10 aziende ispezionate, 8 hanno fatto registrare violazioni alle norme. Il tema della sicurezza sul lavoro è stato apripista nel confronto governo-sindacati. Per fermare la strage sui luoghi di lavoro, CGIL e CISL e UIL propongono, attraverso un atto di responsabilità collettiva, governo, istituzioni, conferenza Stato-Regioni, enti preposti, associazioni imprenditoriali, di stipulare un patto che definisca in maniera chiara obiettivi, interventi, misure di tutela da porre in essere in coerenza con la strategia quinquennale europea, allineandosi al modello comunitario. Secondo i sindacati, occorre intervenire su alcune direttrici, finanziare il programma pluriennale con finanziamenti mirati del PNRR e dei fondi europei e nazionali per la coesione, concedere finanziamenti alle imprese condizionati a requisiti di legalità, applicazione dei contratti e piena garanzia delle tutele su salute e sicurezza, varare il modello della qualificazione delle imprese e della patente a punti per determinare l'accesso alle gare di appalto, in particolare quelle pubbliche, varare poi un coordinamento permanente tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL, migliorando le verifiche ispettive in qualità, quantità e frequenza, e ancora investire tramite l'INAIL risorse sulla ricerca per accrescere la conoscenza della dimensione del fenomeno infortuni e malattie professionali, garantire l'accesso all'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, inserire nei programmi scolastici la materia della sicurezza sul lavoro, assicurare l'informazione, formazione e addestramento come diritti fondamentali ed esigibili di ogni lavoratore, introdurre l'obbligo di formazione per i datori di lavoro e per tutti coloro che intendono avviare un'attività lavorativa, dare nuovo impulso al ruolo della rappresentanza e infine promuovere e rafforzare la contrattazione come strumento fondamentale per declinare le misure di prevenzione e protezione al contesto lavorativo. Il leader CISL Luigi Sbarra sollecita l'incremento dei controlli assumendo nuovi ispettori e medici del lavoro, ma anche un maggior coordinamento tra i vari soggetti della filiera sicurezza, governo, regioni, ASL, Istituto Nazionale del Lavoro, INAIL e INPS, che devono incrociare i dati, suggerisce Sbarra, monitorare le specificità dei territori, far nascere una banca dati nazionale, oltre ad investimenti sulla sicurezza all'interno delle aziende. Il confronto governo-sindacati proseguirà nei prossimi giorni sui tanti dossier aperti, dal PNRR al rilancio degli investimenti fino alla prossima legge di stabilità, riflettori dei sindacati accesi anche sugli altri temi aperti, tra cui la fine del blocco dei licenziamenti e l'avvio delle riforme, dagli ammortizzatori sociali alle politiche attive, del fisco e delle pensioni. Lavoro, prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali in deroga con causale Covid oltre la scadenza prevista al 31 ottobre nei settori del turismo, degli appalti di servizi e del commercio, comparti che continuano a versare ancora in uno stato di forte difficoltà, con termini di ripresa più dilazionati rispetto al previsto, e la richiesta congiunta dei sindacati di categoria Filcams CGL, Fisascat, CISL e Wiltux, contenuta in una missiva trasmessa al ministro del lavoro Andrea Orlando, una necessità sotto sottolineano i sindacati, ancora più stringente in considerazione della struttura dei settori del turismo, degli appalti dei servizi e del commercio, caratterizzati da una presenza diffusa di aziende piccole e medio-piccole che non dispongono di ammortizzatori sociali ordinari, oltre che da aziende operanti in appalti di servizi, il cui accesso agli ammortizzatori ordinari è condizionato dall'attivazione dell'ammortizzatore da parte dell'azienda committente. Ammortizzatori in deroga con causale Covid e blocco dei licenziamenti, misura più riprese e prorogate dal governo, sottolineano i sindacati, hanno consentito dall'inizio della situazione di emergenza, congiuntamente ad altre, di provvedere ad una complessa salvaguardia dell'occupazione, di garantire continuità reddituale per centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie e di preservare nel contempo un tessuto produttivo di assoluta rilevanza per l'intera economia nazionale.
terziario, distribuzione e servizi, negoziati di rinnovo del contratto nazionale collettivo tra i sindacati di categoria, Filcams CGL, Fisasca Tacisle e l'associazione imprenditoriale Confcommercio, sono proseguiti come concordato nella fase interlocutoria per commissioni tematiche sui temi della sfera di applicazione, classificazione, organizzazione e mercato del lavoro, formazione professionale, bilateralità e welfare. Il contratto, scaduto nel 2019, è applicato alla più vasta platea di lavoratori del settore privato in Italia, con oltre 3 milioni e mezzo di addetti impiegati nelle attività commerciali e nelle imprese di servizi, uno spaccato economico che ricomprende anche i lavoratori dell'ICT e figure dell'e-commerce, oltre alle figure più tradizionali come gli addetti alle vendite, cassieri e magazzinieri. L'andamento del negoziato è stato analizzato in occasione della riunione di coordinamento delle strutture dei delegati Fisasca CISL, che ha preso in esame diversi panel negoziali, ripercorrendo i contenuti del documento unitario. La proposta sindacale punta essenzialmente ad implementare e ad ampliare l'articolato contrattuale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad introdurre nuove tutele e garanzie per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, salario, welfare, contrasto al divario, alla violenza di genere, formazione e rivisitazione delle professionalità nei sistemi di classificazione. Nella proposta di parte sindacale un'attenzione particolare anche al lavoro del futuro, con la espressa richiesta di rendere più strutturato l'articolato in tema di lavoro agile, oltre ad un focus sulle attività terziarizzate, anche alla luce delle riorganizzazioni che le imprese dei servizi e del commercio stanno realizzando su vasta scala. Per il segretario generale aggiunto della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice, è necessario, sia pure nelle condizioni complesse che il macro settore del terziario sta attraversando, ribadire la valenza del contratto leader di settore per preservare ed accrescere la qualità del lavoro all'interno delle aziende e per rispondere in maniera congrua alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori. È il segretario generale della categoria cislina Davide Guarini, a margine dell'assemblea annuale di Confcommercio, ad esprimere l'auspicio sul proseguimento della trattativa a passo spedito, con un fitto calendario di incontri per giungere nel breve periodo al rinnovo contrattuale. Il sindacalista ha commentato positivamente il richiamo del presidente di Confcommercio Sangalli alla centralità della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali nel terziario di mercato, settore che rappresenta oltre il 40% del PIL e dell'occupazione in Italia. Anche nel comparto turistico-ricettivo e della ristorazione commerciale, settori che più di altri hanno scontato gli effetti della crisi pandemica, lockdown e chiusure, ha sottolineato Guarini, sarà necessaria un'assunzione di responsabilità per avviare a stretto giro i negoziati di rinnovo contrattuale settoriale. Solo in questo modo, ha concluso il sindacalista, potremo combattere il dumping sociale e contrattuale e promuovere una contrattazione di qualità che garantisca lavoro di qualità e buona occupazione con standard elevati di protezione del lavoro. Vigilanza privata e servizi di sicurezza, è ripreso il confronto tra i sindacati di categoria, Filcams CGL, Fisascat CISL e WILTUX, e le associazioni datoriali del settore, Uni, Vanivi, Passiv, Lega Coop, Produzione e Servizi, Conf Cooperative, Federlavoro e Servizi e AGC Servizi, per il nuovo contratto nazionale applicato ai circa 100.000 addetti del comparto. Dopo la sottoscrizione dell'intesa nel mese di luglio sulla sfera di applicazione del contratto e sugli obiettivi della contrattazione collettiva, nonché sulla sua efficacia, anche in riferimento alle gare sia pubbliche che private, la trattativa è proseguita sul cambio di appalto. Le parti hanno convenuto di affrontare la tematica secondo un impianto unico, prendendo a riferimento un lasso temporale più ampio per definire gli aventi diritto al passaggio, finalizzando tale intervento normativo a far recepire la regola pattizia nei capitolati di gara per contrastare ed evitare meccanismi distorsivi di dumping, tesi ad ampliare la proliferazione di affidamenti appalti al massimo ribasso. Le parti hanno ribadito la necessità di equiparare i servizi resi alle committenze pubbliche a quelli resi in favore delle committenze private. La condivisione si è registrata anche sul mantenimento delle condizioni normative e salariali applicate al personale oggetto del cambio appalto. I sindacati a più riprese hanno evidenziato, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, che ai lavoratori oggetto della procedura di cambio appalto dovrà essere riconosciuta la contrattazione di secondo livello. Per la segretaria nazionale Fisascat Aurora Blanca, il capitolo sul cambio appalto rientra tra i punti cardini della trattativa. I passi avanti che eventualmente si registreranno nel corso del negoziato, ha sottolineato la sindacalista, non potranno essere considerati conclusivi finché non si affronteranno gli altri temi prioritari, mercato del lavoro, classificazione del personale e salario, verificando quindi la disponibilità concreta e effettiva delle controparti a migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori che da anni attendono il rinnovo.
Carrefour Italia, piano lacrime e sangue, quello della multinazionale francese della grande distribuzione organizzata al tavolo con i sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL in presenza del CEO Christophe Rabatel. La multinazionale ha illustrato i contenuti della ristrutturazione, un piano fra i più pesanti della storia più recente della multinazionale in Italia, con esuberi in 9 regioni e la cessione di 106 negozi. Secondo le intenzioni dell'azienda, nel corso del 2022, gli esuberi da accompagnare all'uscita sono intorno alle 900 unità fra il personale di sede, dei market, degli hyper e dei cash and carry, ma ha sottolineato il segretario generale aggiunto della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice, presente all'incontro. A leggere attentamente fra le informazioni rese dalla direzione multinazionale, il totale di quanti saranno espulsi dal perimetro aziendale sale vertiginosamente se si tiene conto dei 106 negozi dismessi. Tra gli 82 express e i 24 market in Lombardia, Lazio, Liguria, Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Abruzzo, la stima di quanti dovranno fuoriuscire si aggirerebbe intorno alle 2000 unità, che si aggiungono agli 849 esodati nel 2020. Dell'Orefice ha stigmatizzato la natura unidimensionale del piano, focalizzato unicamente sui tagli e volta soltanto a liberarsi di parti di rete vendita come di un fardello. Con la cessione dei 18 negozi in Campania, ha aggiunto, Carrefour non gestirà più direttamente alcun negozio in quella regione. Manca del tutto una visione di sviluppo della presenza diretta nel mercato di riferimento. Soprattutto il piano nulla prevede per il rilancio dei singoli format, ha poi sottolineato. Spiace constatare che debbano essere sempre le lavoratrici e i lavoratori a pagare, ha chiosato il sindacalista, sottolineando che il bilancio dell'esercizio 2020 testimonia in maniera univoca l'alto prezzo pagato dal lavoro per il risanamento di Carrefour in Italia, con un risparmio di ben 87 milioni di euro rispetto al 2019. Il sindacalista ha invitato l'azienda a non avviare alcun intervento gestionale previsto dal piano, al fine di non complicare ulteriormente il confronto. Il 5 ottobre il coordinamento delle strutture e dei delegati Fisascat CISL si riunirà per una prima valutazione dell'avvertenza. Disney Store, c'è intesa al Ministero del Lavoro sul passaggio dei lavoratori del marchio statunitense alle dipendenze di D-Retail SRL, società interamente controllata dal gruppo Percassi, noto gruppo italiano che opera nel retail commerciale. L'intesa, siglata dai sindacati di categoria e dalla direzione aziendale, troverà applicazione per un minimo del 70% dell'attuale organico Disney, pari a 224 lavoratori, ossia 156 lavoratori con una oscillazione del 10%, recita l'intesa, che accetteranno formalmente il passaggio senza soluzione di continuità e con conseguente mantenimento dell'anzianità convenzionale, retribuzione, livello e ogni elemento del proprio rapporto di lavoro a far data dal 1 novembre 2021. Di Retail si impegna a non recedere dal rapporto di lavoro con il singolo dipendente per motivi unicamente economici per 15 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Disney Store, in virtù di un ulteriore accordo siglato in sede ministeriale, riconoscerà ai lavoratori che non transiteranno al gruppo Percassi un incentivo all'esodo di 13 mensilità lorde, oltre ad un ulteriore importo destinato anche ai lavoratori che accetteranno il passaggio, pari a 3.000 euro a titolo di corrispettivo per la rinuncia dei confronti della società e del gruppo Disney. Si chiude così la procedura di licenziamento avviata in Italia dal marchio statunitense, che formalmente chiuderà i battenti il 31 ottobre. Per il funzionario sindacale della Fisascat CISL Dario Campeotto è un segnale importante che, nell'ambito di una situazione di difficoltà del settore, derivante in primis dagli effetti della pandemia, ci sia stata la manifestazione di disponibilità alla salvaguardia occupazionale da parte di un gruppo italiano che gestisce brand internazionali. Nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, ha concluso il sindacalista, sarà importante attivare la possibilità di traghettamento tra aziende al fine di garantire il più possibile la continuità occupazionale per i dipendenti occupati nei settori in crisi. In Toscana, a Grosseto, c'è intesa tra i sindacati di categoria Fisascat CISL, Filcams CGL e Wiltux con la direzione di Unicoop Tirreno. L'accordo, che ha recepito l'opportunità fornita dalla contrattazione integrativa nazionale, prevede l'aumento di 6.000 euro all'anno per almeno 20 lavoratori attualmente impiegati con contratti di part-time orizzontale o verticale e la trasformazione per almeno 10 lavoratori interinali in contratti a tempo indeterminato. Un risultato davvero importante per la nostra provincia, ha commentato il segretario generale della Fisascat
Fisascat, Grosseto, Simone Gobbi. Un'intesa che possiamo definire un accordo sulla buona occupazione che mette in sicurezza i posti di lavoro di 30 dipendenti, già a vario titolo e con diversi contratti impiegati nell'azienda. Consolidando le ore ha evidenziato, si riconosce l'effettivo bisogno di personale in servizio per più tempo e si riconosce la necessità di considerare parte integrante dell'organico queste figure. Si apre così la strada per la stabilizzazione di personale precario e per l'aumento delle ore e dei mesi di lavoro e quindi dei compensi per i dipendenti che lavorano solo poche ore al giorno o solo pochi mesi all'anno, ha sottolineato il sindacalista. A fargli eco il segretario generale aggiunto della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice. L'intesa siglata a Grosseto, ha dichiarato, è la riprova che il rinnovo del contratto integrativo aziendale Unicoop Tirreno, sottoscritto lo scorso anno, ha in sé le condizioni per creare una buona occupazione, stabile e di qualità. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Benvenuti nel video tutorial di Fondo Est. My Fondo Est, area riservata per i dipendenti. Entra nell'home page di Fondo Est all'indirizzo www.fondoest.it. Clicca su My Fondo Est, accesso dipendenti. Inserisci le credenziali ricevute nella lettera di benvenuto al Fondo Est. Se non ne sei in possesso, clicca sul link sottostante. Una volta entrato nell'area riservata, clicca su Vai all'autorizzazione. Acconsenti al trattamento dei dati e clicca su Salva scelta. Nella tua area riservata potrai visualizzare lo stato di avanzamento delle richieste di rimborso inoltrate al Fondo Est, visualizzare i tuoi dati anagrafici ed eventualmente modificarli, compilare ed inviare online la tua richiesta di rimborso, visualizzare lo stato di avanzamento delle richieste di rimborso inviate ad Unisalute, verificare la tua copertura assicurativa, effettuare una prenotazione presso una delle strutture convenzionate, disdire o modificare una prenotazione, cercare la struttura convenzionata, compilare il questionario per la sindrome metabolica, contribuire al miglioramento dei servizi offerti dal Fondo Est rispondendo alle domande del nostro questionario, visualizzare i nostri servizi. Grazie per aver visitato questo video tutorial.